Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario PitVit. Informazioni commerciali. Titolare: ZAC SRL. Concessionario: ZAC SRL. Confezioni: PitVit 250 ml. Formulazione: trigliceridi di acido caprilico e caprico, siero di latte ricostituito con olio di copra, destrosio, coprodotto di estrazione di L-cistina, acqua. Tenori analitici: proteine 7,6%, lipidi 41,6%, fibra 0,0%, ceneri 4%, zuccheri totali 13,0%, sodio 0,2%, acido glutammico 0,63%, alanina 0,29%, arginina 0,41%, acido aspartico 0,43%, cisteina 0,13%, glicina 0,48%, istidina 0,05%, isoleucina 0,32%, leucina 0,52%, lisina 0,16%, metionina 0,01%, fenilalanina 0,31%, prolina 0,63%, serina 0,69%, treonina 0,32%, tirosina 0,06%, valina 0,52%, triptofano 0,01%. Additivi per chilogrammi. Olivo elementi: iodio, ioduro 33,44 mg, selenio, selenito 4,55 mg, vitamina E 368 UI, vitamina C 19.800 mg, vitamina B1 158 mg, vitamina B2 223 mg, niacinamide 1457 mg, calcio di pantotenato 671 mg, vitamina B6 101 mg, biotina 0,1 mg, Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 243 10 5 10 UFC. Estratto di tea verde 42000 mg, miscela di aromi. Indicazioni: recupero dei suinetti deboli o poco vitali. Posologia: applicare al beccuccio la cannula contenuta nel coperchio subito dopo il parto o per recuperare i soggetti deboli. 1 dose 2 ml. Ripetere ogni 6-12 ore al bisogno. In caso di inappetenza, 1 dose, 2 ml, 4 o 5 volte al giorno in sostituzione dei pasti. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.